Vorrei fare oggi una breve riflessione sugli importanti rapporti fra Europa e Stati Uniti d'America. Sappiamo che all'avvio del processo di integrazione europea gli Stati Uniti sono stati favorevoli, hanno sempre sollecitato una unità nell'Europa occidentale, anche perché vi erano situazioni difficili nei confronti del blocco sovietico, serviva anche fare una barriera nei confronti del blocco sovietico, ma però questa unità l'ha sempre sostenuta, anche se in seguito va detto che gli Stati Uniti hanno avuto talvolta atteggiamenti oscillanti, ma sostanzialmente il progetto di unificazione europea lo hanno sempre sostenuto. Negli ultimi tempi, peraltro, le relazioni sono diventate un po' diverse. Ora gli Stati Uniti d'America hanno assunto un atteggiamento che è un po' freddo nei confronti dell'Europa, dell'Unione Europea, anche se l'Europa rappresenta ancora per ora una realtà importante anche per gli Stati Uniti. Peraltro Washington sta rivolgendo una forte attenzione ad altre realtà, alla Cina, al Giappone, al Vietnam, al Myanmar, realtà con le quali può sviluppare rapporti di carattere politico ed economico interessanti. La Cina detiene una gran parte del debito americano, è un grande mercato, per cui anche gli Stati Uniti d'America, con sistemi politici diversi, sono interessati a avere rapporti evidentemente con la Cina. Gli Stati Uniti d'America sono forse un po' stanchi di quello che sta succedendo in Europa, sono stanchi di guerre. La guerra nell'Iraq evidentemente ha fatto cambiare completamente la percezione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la difesa. Va detto che anche la guerra in Ucraina, la situazione in Ucraina evidentemente sta creando delle situazioni che non piacciono agli Stati Uniti d'America come non piacciono a noi, però insomma gli Stati Uniti d'America si stanno un po' stancando di questa Europa piena di storie, piena di problemi, piena di rogne, piena di stati i quali cambiano, non cambiano, non hanno stabilità. Ecco, questo è un interrogativo sul quale dobbiamo veramente riflettere anche noi, perché gli Stati Uniti d'America stanno orientando molta della loro attenzione dal punto di vista politico, economico, verso il Pacifico. Questa è una realtà che dobbiamo considerare per evitare che in futuro si rallentino questi rapporti, perché ritengo che per il nostro bene degli europei, Stati Uniti d'America e Europa debbano continuare ancora sotto lo stesso ombrello. Certamente nell'America abbiamo molti di origine europea, sappiamo che cosa sia l'America, vero? Ma se da una parte le radici di una persona sono principalmente dove questa nasce, cresce nella sua gioventù e si sviluppa, è da tenere presente che gli americani non possono dimenticare le origini che hanno in Europa. Per cui vediamo di comportarci in modo tale che questi rapporti non vengano interrotti certamente no, ma che non vengano nemmeno affievoliti.